Qua il cazzo si è rotto. E non abbiamo un cazzo. Qui ho dei cazzi che girano, qui ho delle minchie rotanti. E io devo sistemare qua perché c'ho un macello. Porco di... Porco di... Esci, puttana. E non si accende, vedete? Non si accende perché... ecco perché non si accende, avete visto? Perché è scoppiato. Cazzo! Prende dei disturbi perché queste sonde sono una merda. Una merda! Vedete? Adesso facciamo un'altra prova. Adesso invece di prendere la presa centrale rosso, noi ci colleghiamo tra blu e marrone. Quindi il rosso, presa centrale, te ne vai a fanculo senza passare dal via. Ed ecco una bella 12 volt, vedete? Sono a 12 volt adesso. Abbiamo una lampada bella accesa e un contatto che si stacca perché... Non male, devo dire. Abbiamo un ripple. Abbiamo 12 volt. Quando stacco il carico salgono a 20. L'unica cosa che potremmo provare è vedere come si comporta un regolatore di tensione, se mi tira fuori comunque dei 5 volt puliti. Cosa che proveremo immediatamente con uno di questi. Quindi adesso io regolo, attiglio regolo. Mi ripiglio la presa centrale. Porca troia! Positivo in ingresso. Su, ingresso. Massa. Polo centrale del 7805. Ora prendo un altro cavetto della morte. Eccolo qua. E prendo un altro cavetto nero. Ecco. Sistemiamo il colore della massa. Puttana. E abbiamo il nostro regolatore di tensione collegato ingresso, massa nero, uscita rosso, che va al nostro tester di Katzer, tester di Gran Katzer. Ora, se volessimo collegare il carico, che è la nostra lampadina, da... non si vede un cazzo. 9 watt, 12 volt, no, sempre 21 watt, perché c'è scritto L9? Ah, non è 9V, vaffanculo, cerco una lampada migliore. Lampadina più piccola, non ci sono scritti i watt, ovviamente non ci sono scritti, quindi, boh. Altri due cavetti del cazzo. Colleghiamo questa lampadinetta che dovrebbe assorbire di meno perché è più piccola, perché non ci sono scritti i watt. Io leggo un 5V, ma R5V potrebbe essere il tipo di lampada. Io non lo so, me ne fotto, l'attacco e vaffanculo. E vediamo che cazzo esce da qui, a questo punto. Teniamo d'occhio l'uscita regolata e accendiamo, vaffanculo, vediamo che cazzo succede. 4,95 volt, il regolatore sta regolando. Se mi attacco all'ingresso, la lampadina si accende, c'è un po' di ripple e sono sempre 4,94 in uscita perché sono all'ingresso del regolatore. Ma se riesco a staccare sta merda all'uscita del regolatore, invece riesco a... scende a 4,7, vedete? Non ce la fa, il regolatore non ce la fa. Questo è il trasformatore. E poi abbiamo il lampadino, che è ancora caldo di quando era acceso, e leggermente tiepido abbiamo qua il nostro regolatore di tensione. Ma io adesso attacco la lampadina all'uscita del regolatore. Lui dovrebbe scaldarsi. Ecco, vediamo. E lui, sì, si sta scaldando. Vedete, sta diventando... 39, 43 gradi, è a 57 gradi, 61 gradi, sta scaldando tanto, quindi lo stacco ed è infatti a 64 gradi adesso e sta scendendo. E il problema è che lui scende,
è sceso sotto 5 volte. Per quale motivo? Perché all'ingresso non ha abbastanza tensione da probabilmente regolare. Vediamo, adesso io mi collego con lui all'ingresso del regolatore. Ecco, così vediamo che cosa ho all'ingresso. Quando all'uscita gli richiedo corrente. Vediamo un po'. Beh, all'ingresso ho 7,5 volt, quindi è lui che non ce la fa? Non è una bella cosa. Non è piacevole il fatto che lui non ce la faccia. Diciamo che siamo al limite, perché lui in ingresso dovrebbe avere minimo 7 volt per funzionare. L'ingresso mi si abbassa a circa 7, qualcosa, ma lui dovrebbe farcela tirare fuori 5 volt. Ma non lo fa. Come mai? Può essere lui difettoso? Proviamone un altro. Quindi ingresso, e ci vedessi. Ok, ho 9,32 all'ingresso, ma io devo misurare l'uscita. E quindi di nuovo stacchiamo qua. Questi fili attorcigliati stanno diventando un inferno. Uscita 4,95, ma quando attacco un carico? 4,8. È un po' poco. Proviamo il trucco del diodo. Mettiamo un diodo. Ed ecco che abbiamo messo un diodo sulla massa del nostro 7805. In teoria dovremmo ottenere un po' più di 5 volt, 5,7 a seconda del diodo. Vediamo se scoppia tutto. E ottengo 5,56, che è 4,8 e qualcosa, 4,9 più la caduta del diodo, la soglia di accensione e quello che è. E adesso se gli collego il carico, mi rimane a 5,27. Quindi lui funziona, mi tira fuori un po' poco tutto qua. Ed ecco il nostro diodo. Che sta già misurando. Beh, 45-42 gradi, non è molto. Adesso abbiamo collegato lui, perché il cazzo si è rotto. E quindi vediamo che cazzo succede. Se scoppia. Oh. Ottengo troiate? Ottengo 7 volt. Perché? È un 7805. Perché questo stronzo è bruciato? L'uscita è questa e non si vede un cazzo. E mi tira fuori 7 volt. Ma in che cazzo di mondo viviamo? Non sta funzionando un cazzo oggi. Sia al contrario la pilinatura che ho trovato su internet. Molto probabile. Proviamo al contrario? Male non fa. Tanto ormai qua non sta funzionando un cazzo. I fili attorcigliati della puttana. Al contrario, 5 volt perfetti. Infatti era al contrario. Questo porco di schema, porco. Ora lui, il bel Fairchild, tira fuori 5 volt belli puliti. Ma adesso vediamo se gli do un carico su questi 5 volt belli puliti. Scende a 4,8, ma sto tirando un po' di corrente. E comunque non dovrebbe, anche se comunque l'ingresso è un po' basso. È freddo. È proprio freddo. E quindi non gli basta la tensione in ingresso. Ed eccoci all'ennesimo test. Ficchiamo la spina e abbiamo 5,01 volt. Notevole. E qui abbiamo una corrente continua. Perché? Perché non c'è carico e quindi il ripple non avviene. È un fenomeno noto, è
un fenomeno noto, ma abbiamo collegato un USB, perché adesso io voglio provare a effettuare una carica USB. E per fare ciò, tirando cavi in modo improprio, sacrificherò un dispositivo. E il dispositivo che sacrificherò è un player MP3 cinese. Quindi se la polarità è sbagliata, me ne fotto. Ma come vedete si accende. E però, vedete, cala la tensione a 4,93. E veramente non è una cosa bella. Proviamo a sacrificare un Raspberry e vediamo se lui si accende. Raspberry Pi Model B dovrebbe essere il primo modello di Raspberry, uno dei primi, però quello con 512 MB di memoria, e vediamo se si accende. E come vedete si accende, 4,98 volt mi indica il voltmetro, devo dire che ci siamo, va bene, lui si accende. Ora proviamo un Pi modello 3, Model A+, Raspberry Pi 3 modello A+, con schedina di boot. E questo dovrebbe consumare un po' di più. E come vedete sta facendo il boot. O perlomeno ci ha provato. No, sta facendo il boot. Sta funzionando. L'alimentazione oscilla un po'. Però è scesa a 4,7, ha dei picchi in cui si abbassa veramente tanto. Ecco, si è forse resettato perché è scesa troppo. Vediamo com'è la tensione in ingresso al regolatore. E sono 7 volt, scende a 6,80, sale a 8, 7, 6. Questo trasformatore è una merda. Ho collegato questo trasformatore, che è un po' più grosso, e in effetti si vede la differenza, è molto più grande. E ottengo 5,52 come prima, e qui all'ingresso però ho 12 volt, ne ho 12,6, non so se si nota, ma ho ritrovato l'unity, il mio tester, e quindi ripeto, io qua ho 12, questo è cablato smontato per delle altre prese, quindi ho 24 e qui ne ho circa 35, 36, 38 in realtà, però sono collegato ai 12. Quindi ho 12 volt e io qua ne ho 5,5 in uscita, quindi abbiamo una dissipazione sicuramente qua. Vediamo se adesso lui scalda. E lui non scalda, lui è freddo. Va bene, se lui è freddo io adesso ci alimento i Raspberry così diretto. Vediamo cosa succede adesso. Ecco, acceso, 5,4. Vediamo anche l'alternata cosa fa. 5,4, 12,68 di alternato, non fa una piega, guardate, non fa una piega. Non capisco se il sistema è fermo o è partito e sta partendo, perché è lì fermo e non sta facendo un cazzo sto Raspberry di merda. Ecco qua, abbiamo 12,7, lui si avvia, 5,39... carica, sta provando a caricare, il LED flash a 5,35, io all'ingresso sempre 12,7 e 12,6, quindi lui non si siede come l'altro, è lui il problema, è il trasformatore merdoso. 5,3, qua la macchina è partita, sta funzionando, il Raspberry sta funzionando, 5,2, quindi ci siamo, 5,3 continua a fare delle cose, 5,1, però sta lavorando. Il LED rosso che si accende e si spegne non so a cosa è dovuto, ma rispetto a prima è tutta un'altra storia. Quindi abbiamo capito una cosa, che questo trasformatore fa cagare. Qua sono entrato non sulla presa 0,220 ma sulla presa 0,250, perché così in realtà sul 250 gli do 220, qui esce un po' di meno, infatti ho 12 volt che poi porto a 5. A 5, ma lui... e lui è freddo, il regolatore qua è freddo, è un po' tiepidino, vediamo. Niente, 26 gradi, dai, si è scaldato leggerissimamente, è a 26 gradi.
Il trasformatore anche lui è freddo. Quello è rimasto caldo da prima, quindi manco dissipa, vaffanculo. Ma lui qui, Raspberry, sta funzionando. E qua sembra essere tutto a posto. Devo dire che secondo me ci siamo. Devo usare questo trasformatore e non quella merda lì. Quello non è per niente efficiente, è deficiente. Sono quasi sicuro, e mi pare di ricordare, che se io ricollego questi com'erano, cioè dissaldandoli da qui, ecco, se io adesso li rimetto com'erano, ottengo un 12 volt ancora più potente. Ora saldo e vediamo se scoppia tutto, perché sono tre avvolgimenti 12 volt che io ho messo in serie per tirare fuori altre tensioni. Vaffanculo. Ok, questi sono saldati e quelli sono saldati. Ma vaffanculo, Rel, vaffanculo. Allora, adesso, in teoria, se io accendo questo cazzo di trasformatore, non dovrebbe scoppiare nulla. Infatti non scoppia nulla. Ma cosa ho qui? Ho ben 12 volt. Anzi, sì, se facessi contatto sono 12,78. Però adesso ho tre avvolgimenti in parallelo e quindi ho un trasformatore molto più potente. Quindi se io adesso collego questo qui e questo qui, devi misurare che io qui ho un cazzo, perché lui non sta misurando, non capisco per quale cazzo di motivo. Accenditi, pezzo di merda, accenditi. Ecco qua, ho 5,43 volt, il Raspberry mi si sta avviando, ho sempre un po' di ripple perché, ripeto, è normale. E io qua non sto scendendo sotto 5,3, 5,28. Fluttuazioni molto leggere, lui non fa una piega, freddo, glaciale, come vedete. E io qua a questo punto sono abbastanza tranquillo che questo è un sistema di alimentazione solido. Vorrei collegargli la lampadinetta al volo. Collego questa piccola, ecco il bastardo UT. Così rimane sempre acceso. Una C 12,82. Vediamo se si abbassa la tensione collegando la lampadinetta tra positivo e negativo. Vediamo. Negativo e positivo, positivo e negativo. E signori, abbiamo 5,2 volt e lui non fa una piega. Quindi questo implica che è il trasformatore merdoso. Era quel merdoso trasformatore che non ce la faceva. Ma come vedete il Raspberry è rimasto acceso. Io sto succando un po' di energia e lui non fa una piega né in ingresso dell'alternata, non scalda, non ronza, questo invece ronzava, e lui è rimasto acceso. Proviamo una lampadina più potente, proviamo quella da 21 watt. Adesso esageriamo, adesso tiriamo corrente. Tiriamo corrente e facciamo anche faticare un po' lui. Però, ecco, ora sì che è sceso. Eh sì, è sceso perché non ce la fa il regolatore. Stiamo tirando troppa corrente. E lui non si accende. Va bene, quindi il regolatore ha comunque dei limiti. Devo guardare i datasheet. Comunque è molto interessante. Abbiamo capito che questo è il trasformatore da usare e sicuramente là dentro sarà difficile farcelo entrare. Quindi la situazione è questa. Questo trasformatore fa schifo rispetto a lui. Lui tira fuori così com'è 12 volt e mezzo circa, 12,7. Abbiamo collegato con l'ingresso 0,250 perché così questa uscita che era 13 e qualcosa diventa 12. Era 14 qualcosa se collegato da 220.
Vabbè, qua esce la corrente alternata, arriva, entra nel ponte a diodi, raddrizzatore, esce dal raddrizzatore, c'è un condensatore in parallelo, va all'ingresso del regolatore di tensione che è il Fairchild 7805 del 1973, che forse è un po' troppo vecchio, l'uscita, condensatore in parallelo, che è qui, va al connettore USB. Però ci va adesso attraverso lui come amperometro per vedere un po' il consumo di corrente. Vediamo un po'. Ho messo la lampadina anche in parallelo, quella piccola, e vediamo cosa succede al consumo di corrente. Ecco, accensione 400 mA. Sempre 5,21 volt in uscita. Questi magari se potessimo avvicinarli, ma preferisco non muoverli. 5,1 volt, 380 mA, 400, ogni tanto sale, vedete, scende, sale, a seconda di come si sta comportando lui, che si sta avviando. Però, ecco, 600, la tensione è sempre lì, 5,12, 5,14, secondo me lui è un po' vecchiotto. E sta andando così. Poi metterò la lampadina più potente, vediamo un po'. Sono arrivato a 600, qua ho visto un se, ecco, vedi, 630, quindi lui comincia a assorbire un po' di più perché si sta avviando. Lampadone 12 volt 21 watt messo, vediamo un po', accendo. Già partito con un ampere, però sono a 4,59 volt. La lampada da sola mi consuma un ampere praticamente. E si siede lui, è il regolatore che non ce la fa. A questo punto, scusate, ma bisogna agire. Bisogna agire con abbondante insetticida, perché ci sono zanzare. Morite tutte. Dicevo, a questo punto ho staccato lui e ho rimesso uno di questi e vediamo che cazzo succede ora. Oh, Dio mio. Vediamo. 5,41. Attenzione. Attenzione. Si sta avviando. Il Raspberry si avvia. 200 mA. Sta funzionando esattamente come lui. Sta a vedere che lui è una merda perché è del 73 ed è praticamente equivalente a questi. 5,28, 5,30, ma allora ci siamo così. Eh sì, perché sicuramente non potrò ottenere un ampere di uscita per tutti questi. Ma io di questi ce n'ho un cassetto pieno, ne monto 42, tutti su queste uscite qui, e mi ottengo tante uscite, 5,2 volt, 5,3 volt, 5, salcazzo volt, e sono a posto. Questo video è diventato troppo lungo, io dovevo costruire lui. In realtà ho sfasciato cose, però stiamo capendo delle altre cose, stiamo capendo la beltà dei trasformatori, stiamo capendo che ci sono dei trasformatori che fanno cagare, tipo questo. Questo fa cagare, capite? Fa cagare, fa espellere le feci. Vediamo se riesco a levarlo dal cazzo, ecco, lo levo dal cazzo. Allora, questo qui, dopo che ho fatto i buchi, che ho sistemato le staffe, eccetera, lo dovrò mandare a fare in culo. E devo vedere se quello mi entra qui dentro, cioè mi deve entrare qui dentro. E vabbè, adesso vediamo, E prepariamoci a montare lui, che guarda caso ha le stesse dimensioni del supporto dove io adesso devo forare. Ale, bucare l'ottone come se fosse ottone. Niente male.
vado giù violento, bene così. E quindi ora abbiamo questi buchi che sono suitabili per montare il nostro trasformatore, così magari con l'uso un po' della violenza, ma riusciamo a fissarlo, cosa che ora faremo, dai. Abbiamo queste vitine, abbiamo, ma sì, delle rondelle. Ma a proposito di rondelle, se io dovessi trovare delle rondelle, eccole le rondelle, finalmente, rondelle di ogni tipo. Facciamo l'unboxing delle rondelle. Facciamo l'unrondelling. Che cazzo scordo sta plastica. Maledetti. Maledetti. Guarnizione piatta bianca. Ma quale guarnizione? Deficienti. La guarnizione. Guarnizione. Ah. Queste sono così, nel sacchettino. Va bene, prendiamole nel sacchettino. Sono esattamente quelle che cerco. Bene. Così poi gli metto la sua vite del cazzo. Tanto adesso mi cascherà tutto. Va bene, è inutile che vi faccio vedere questa stronzata. Il nostro trasformatore è finalmente dentro, ma soprattutto è un ottimo trasformatore. Questo viene da un UPS della APC ed è del 2005, c'è la data 2005. Allora vediamo se questo entra qua, e questa è la prova del 12.000. Questo lo vediamo dal cazzo prima che finiscono tutto in terra, ma questo qua dovrebbe entrare qui dentro, e ci entra alla grande, alla grande, ci nuota pure, fantastico. Quindi questo sarà il trasformatore dell'alimentatore fine di mondo. Useremo 3 di questi. In teoria potrei anche fissare tipo qua, facendo altri buchi.